Collaborazione tra le istituzioni per rendere Perugia una città più vivibile e cambiare l'immagine che gli è stata data di capitale dello sballo e della droga, sostituendola con quella di capitale dello studio e della cultura. È questo il risultato dell'incontro tra la Commissione regionale contro la criminalità organizzata e le tossicodipendenze, presieduta da Paolo Brutti, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizzi, che si è tenuto a Palazzo dei Priori. Al centro della riunione i temi del contrasto allo spaccio e al consumo di droga in città, oltre al fenomeno della ludopatia. Brutti ha proposto il censimento delle abitazioni per capire chi effettivamente ci vive e ha ricordato la possibilità per i sindaci di emettere ordinanze che regolino l'orario di apertura e la dislocazione delle sale giochi. Oggi abbiamo fissato l'attenzione sulle questioni della città di Perugia, il sindaco è stato molto sensibile. Su questo ha detto che farà di tutto per cercare di affrontare il problema, soprattutto quello del traffico di stupefacenti, della presenza di criminalità che opera in questo campo, nei rioni e nei quartieri più delicati della città, e poi soprattutto di cercare di fare un'azione promozionale insieme alla Regione, insieme al Consiglio regionale, ma insieme all'Università, per fare in modo che l'immagine che emerge da Perugia sia un'immagine positiva. Il sindaco Romizzi, dal canto suo, ha sottolineato che il comune, ma soprattutto i cittadini, dovranno essere protagonisti in questo percorso i cui punti centrali sono il contrasto e la prevenzione. Per questo è importante andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. Ma oggi più che mai è necessario anzitutto approfondire dei temi, studiarli, e quindi va dato atto alla commissione d'inchiesta di avere fatto uno sforzo importante in questa direzione. E poi più che mai è necessario condividere queste informazioni e trovare delle forme di collaborazione fra istituzioni. Da parte nostra, da parte dell'amministrazione comunale, c'è la massima volontà di aderire ad un progetto di questo tipo.